passava dalla città. Passeggiava con la madre per andare dal veterinario col suo cane, per avere... Tanti ci rammentano pagine di storia che credevamo di esserci ormai lasciati... La guerra in Ucraina, sono anni, a che cosa sta portando? A nulla, non c'è un vinto e non c'è un vincitore, ci sono solo tante, tante persone ucraine e russe che sono morte, tanti soldati e tanti bambini, e la stessa cosa sta succedendo a Gaza, Israele, Libano, quindi quello che noi vogliamo oggi far capire è che bisogna sicuramente cominciare a pensare alle persone che muoiono. Chiodo, Raffaella Chiodo, pacifista storica, ci conosciamo da tantissimi anni. Noi vogliamo semplicemente dire che basta, perché poi la guerra sarà un modo di dire, ma la vogliono i soggetti ricchi e a morire ci vanno i poveri. Inviati sul campo ci restituiscono ogni giorno le immagini dell'efferato eccidio perpetrato. Chiamiamo qui al palco Dario Cavinato. Il messaggio è che la guerra non risolve i miei problemi. La guerra porta altre guerre, le armi portano altre armi. Bisogna scegliere la strada del negoziato, il cessate il fuoco e della diplomazia. Bisogna scegliere la strada delle Nazioni Unite e questo è il messaggio che viene da questa piazza. Noi non possiamo assistere passivamente a quello che sta avvenendo e abbiamo bisogno di affermare questi valori e questi diritti, chiedendo che le direttive dell'ONU siano applicate, e la richiesta più forte è un cessate il fuoco affinché tutti i governi e tutte le nazioni si muovano in questa direzione e che si apra realmente una conferenza di pace, perché i nuovi equilibri nel mondo non possono avvenire sulla base delle guerre.